evidentemente sentiti il pubblico ministero e la difesa. A questo punto il Presidente dispone che l'imputato Rina Salvatore venga accompagnato nella postazione immediatamente anteriore al pretorio, onde essere sottoposto ad interrogatori. E allora allora capitano, per cortesia, se vuole disporre. Sì. Si accomodi qui. E allora, lei è Rina Salvatore, nato 16/11/1930. 1930 a Corleone. Corleone. E allora, il Presidente, a sensi dell'articolo 441, comma secondo, del codice di procedura penale previgente, espone all'imputato sommariamente il fatto che gli è attribuito in questo processo e quindi lo invita ad indicare le sue discolpe e quanto altro ritenga utile per la sua difesa. Dunque, Rina, mi ascolti, lei in questo processo è chiamato a rispondere quale mandante, unitamente a Greco Michele e a Provenzano Bernardo, dell'uccisione del colonnello, tenente colonnello dei carabinieri Russo Giuseppe, avvenuto a Figuzza. Omicidio che, secondo l'accusa, sarebbe stato commesso materialmente da Bagarella Leo Luca, da Greco Giuseppe detto Scarpa e da Puccio Vincenzo e qualche altro. Che cosa ha da dirmi innanzitutto in ordine a questi fatti che le vengono addebitati? Prima di tutto, signor Presidente, ho da dire che io non conosco Russo, non conosco Puccio, non conosco detto Greco Scarpa, non conosco Greco Lazzo o Michele, mi pare. Io conosco solo mio cognato, perché purtroppo Bagarella è mio cognato. Quindi io con Russo... penso, non lo conosco, dico Russo, mi si riferisco diciamo il tenente colonnello. Tenente colonnello. Io non avevo niente in pendenza, insomma, in quei tempi era libero, cioè praticamente aveva solo il soggiorno. Quale motivo ho io di fare questo delitto, questo omicidio? Cioè, non so, signor Presidente. E allora, mi dichiaro innocente in ordine al delitto ascrittomi. Io non ho conosciuto il tenente colonnello Russo Giuseppe, né avevo motivo alcuno di ucciderlo. Dunque, andiamo piano piano. Mi dica una cosa, lei a Greco Michele l'ha conosciuto, lo conosce? No, signor Presidente, non lo conosco. Non conosco Greco Michele. Mi dica una cosa, a quest'altro Greco Giuseppe detto Scarpa lo conosce? No. E mi dica un'altra cosa, è Provenzano Bernardo, non lo conosco? Io conosco Provenzano per nome, fisicamente, non ho mai visto questo Provenzano Bernardo.
Ma veda che lo conosco come Colleonese, cioè come paese. Veda che Provenzano Bernardo è Colleonese nel doppio senso dell'espressione. Cioè come nome sì, è nato a Corleone ha fatto parte della famiglia. No, quella famiglia, la mia famiglia, a parte che ho 4 figlie, mia moglie, mia madre, questa è la mia famiglia, signor Presidente. Viene usata impropriamente. La prego, lo usatela, però a me non mi dice, perché io non faccio parte, io faccio parte solo alla mia famiglia, perché ho sempre lavorato, sono un lavoratore e tengo a precisare questo. Va bene. Allora mi dica un'altra cosa, Rina, e quindi lei non ne ha mai neanche sentito parlare di su colonnello dei Carabinieri che in quel periodo faceva delle indagini? No, di sentire parlare quando è successo il caso sì, ma di indagine io penso, anche i miei riguardi, non ho mai sentito parlare, signor Presidente. Okay. E allora, guardi, siccome ci sono alcuni collaboratori della giustizia... Chiamiamole pentite. Lei le chiama collaboratori, io le chiamo pentite, è la stessa cosa. Pentite forse in senso improprio, va bene, usualmente diciamo che si tratta di pentiti, invece che fanno presente determinate circostanze che adesso le farò presente. Però prima volevo chiederle, lei conosce, ha conosciuto Buscetta Tommaso? No, signor Presidente, io non conosco... Tommaso Buscetta, non lo conosco. Non ha mai avuto occasione di incontrarlo, neppure nella struttura penitenziaria, in qualche carcere? No, nemmeno in carcere, perché io in quei periodi che lui era fosse in carcere non era in carcere. Ho capito. Perché io in carcere ci sono stato fino al 1969, ma non l'ho mai incontrato, era a Bari carcerato, quindi io no. Ok. E mi dica un'altra cosa, lei ha conosciuto Stefano Bontade? No, signor Presidente. No. E mi dica un'altra cosa, lei ha conosciuto Badalamenti Gaetano? No, non conosco. Ha conosciuto Calderone Antonino? Questo è un pentito, Calderone Antonino. No, signor Presidente. È un pentito di Catania. Non lo conosco. Fratello di Calderone Giuseppe, non lo detto conosco. Cannarozzo d'Argento. No, signor Presidente. Non lo conosco. E mi dica una cosa, lei ha mai conosciuto Ferro Antonio? No. Della provincia di Agrigento, a Falconara? No, nessuno. No. E mi dica un'altra cosa, ha conosciuto Di Cristina Giuseppe? No, signor. Soprannominato Botticello? Non lo conosco. E vediamo se ha conosciuto Corleo Luigi, suocero dei fratelli, dei cugini Salvo? No, signor. Ha conosciuto mai i cugini Salvo? No, non conosco nessun Salvo io. Salvo di Salemi, questi che avevano l'esattoria, la riscossione, si occupavano di riscossione di tribù. Non li ha mai conosciuti, non mai lei? Conosciuto, non li ha mai incontrati? Non li ho mai incontrato, non so chi sono. Ok. E mi dica una cosa, andiamo avanti. Lei ha mai conosciuto un altro pentito, per usare la sua espressione, Marino Mannoia Francesco? No, io presento. Intanto questo Marino Mannoia Francesco ha fatto delle precise dichiarazioni in ordine all'omicidio russo. E secondo, mi lasci dire poi lei risponde, secondo il Marino Mannoia sarebbe stato lei il mandante di questo omicidio. Vediamo come sono stato io e perché sono stato io, signor Presidente. Lui dichiara questo, dichiara che è stato lei, anzi fa presente che lei in sede della commissione mafiosa, la cosiddetta cupola, avrebbe rivendicato questo omicidio. Signor Presidente, mi fa rispondere che io gli dico in 2 o 3 parole, se mi dà 5 minuti di tempo. Rina, siamo qui, io le faccio le domande secondo quello che risulta. Lei ha il diritto di rispondere per il suo passo. Io ho la sfortuna che purtroppo il nome non me lo posso cambiare, di chiamarmi Rina Salvatore, e quindi non mi posso scancellare. Cioè tutti i pentiti, con un modo o con un'altra maniera, tutti mi conoscono, tutti sanno, tutti fanno e tutti dicono. Però, signor Presidente, io vengo accusato di tutti i pentiti e non mi so manco spiegare il perché, però ricordo che nel tempo passato c'è stato un pentito che io ora faccio il nome, che credo che il signor giudice all'atere qua presente doveva sedere in quel processo, un certo Massala Giuseppe di Vicari, mi accusa, signor Presidente, che io andai a fare una riunione a Vicari nella sua campagna. Mi accusa che abbiamo mangiato assieme, mi accusa di tutte queste cose, quanto poi l'avvocato Feleccia ci domanda che altezza era questo Rina Salvatore, visto che abbiamo fatto riunione, abbiamo fatto festa, abbiamo mangiato, abbiamo chiacchierato. Beh, dice, poi c'è meno quanto è me di altitudine.
si fa la domanda quanto è alto, circa 1,71 m, 1,72 m. Signor Presidente, mi scusa, io mi devo alzare. E allora che cosa succede in quel processo che era puro per cupola e per scupole e per cose? Io caccio il giudice all'altro, cioè non viene creduto, però se l'avvocato Feleccia non tira fuori l'altezza di Gina Salvatore con la tessera, Gina aveva fatto la riunione, Gina aveva mangiato, Gina era colpevole, Gina, insomma, purtroppo i pentiti si tengono un po', Presidente, per mano, sono un po'... che quello che dice, no, quello che dice uno dice l'altro, se le vede comincia a buscetta, perché poi se mi fa concludere, sono andate anche in America a sentire contorno, se non ricordo male, qua c'è disse il giudice all'ate, e quando il presidente Prenzi Valle gli domanda a contorno che cosa ci risulta di Gina Salvatore, signor Presidente, ha risposto contorno, che io ho fatto tutto e sono responsabile di tutto, però a lui non ci costava niente. Quindi, signor Presidente, i pentiti sono tutte nella stessa maniera. Lei vede che io mi bacio con Anciotte, io mi incontro con questo, io mi incontro con quello, io faccio tutte queste cose di questo mondo, però i pentiti sono mentaci, signor Presidente, mentaci, mentano dalla mattina alla sera. La prego, mi faccia... No, io volevo richiamare veramente l'attenzione della Corte, vorrei che si limitasse questo interrogatorio e che l'imputato Riina si limitasse a rispondere alle domande fatte e che non parli di valutazione, di dichiarazioni, di collaboranti, che è compito di altri. Purtroppo signor deve pubblico ministero. Signor Presidente, l'imputato può, e anzi nel suo diritto, discolparsi. E quindi, siccome le accuse gli vengono fatte da dichiarazioni rese dai cosiddetti pentiti, finora non credo che lui abbia un pochino scantonato, però adesso ora ci dobbiamo fermare e ci dobbiamo fermare proprio a contorno. Lei ha conosciuto contorno? No, signor Presidente, non conosco contorno. Allora, rispondo a quest'altra domanda. E lei poc'anzi ha detto di non avere mai conosciuto i cugini Salvo, esatto, gli esattori di Salemi, ma ha sentito quanto ha detto pure di non avere mai conosciuto il suocero di Ignazio Salvo a nome Corleo Luigi, ma ha sentito parlare del sequestro di questo, sequestro a scopo di estorsione? Nei giornali. Il giornale sì, perché è stato... Quindi l'ha appreso dai giornali? Sì, signor Presidente. Ma lei direttamente non sa nulla di questo? Ma no, signor, no. Niente completamente, non conosco questa famiglia Salvo di Salemi o Colleo. Come... Ok. Ma mi dica un'altra cosa, lei poc'anzi ha dichiarato di non di conoscere Provenzano Bernardo... Per nome, però di non conoscerlo neppure fisicamente, certo, di non essersi mai incontrato. Esatto. Eppure c'è qualcuno che dichiara di avervi visto insieme in un'autovettura sull'autostrada Palermo-Trapani, proprio subito dopo o nei giorni successivi all'uccisione del colonnello Russo. Ma signor Presidente, come gli ho detto... Glielo posso dire pure di che no, si no, tratta? No, no, me lo vuole dire, me lo dice, ma faccia... No, e vabbè, io le devo contestare io queste circostanze. Si tratta proprio di Badalamenti, Nino Badalamenti. Signor Presidente, io non conosco nessuno Badalamenti, non conosco, però gli posso dire che di Gina, ho detto poco fa, si dicono tante cose, i pentiti dicono tante cose, però la verità... Ma non dicono niente di verità, signor. La verità la dobbiamo dedurre. Vabbè, noi. E la vede lei con la giuria, signore. Certo, io sto dicendo in Massala per dirsi che cosa mi imputava. Il contorno, signor Presidente, il contorno che si dice che è un pentito di straordinaria. Quando il Presidente gli fa la domanda... Rina, già l'abbiamo detto questo. Cerchiamo di rispondere alle domande che le faccio io. Lei ha mai conosciuto Palazzo Giovanni? No, signor. Questo è stato ucciso? No. No. Ha mai conosciuto Inserillo Salvatore? No, signor Presidente, non conosco Inserillo. No. Mi dica un'altra cosa, quando è l'ultima volta che ha visto suo cognato Leo Luca Bagarella? Ma circa 14 anni fa, signor Presidente. E poi non l'ha più visto? No, io, mio cognato è stato arrestato, è andato, mi pare che ha passato anche forse questo processo, non sono sicuro. Però penso che è stato pure imputato in questo processo. Io a mio cognato non l'ho visto più, signor Presidente. Poi è uscito, si è sposato e quindi...
E mi dica una cosa, poc'anzi io gliel'ho chiesto, lei ha già risposto a questa domanda, però gliela pongo di nuovo. No, no. Lei ha conosciuto Di Cristina Giuseppe? No, signor Presidente, no. L'ho risposto. E ha risposto, sì. Però le devo fare presente che anche questo Di Cristina, prima di essere ucciso, ha dichiarato ai carabinieri che autori, quale mandanti dell'omicidio del quale ci stiamo occupando, è stato lei e Provenzano. Anche lui l'ha detto. Signor Presidente, possono dire, gli disse poco fa quello che vogliono, pentiti. È da vedere se dicono verità o non dicono verità, cioè, o sono mentaci, perché sono delle grandi mentaci. Quindi... Ho capito. E mi dica un'altra cosa, lei conosce Nitto Santapaola? No, non conosco, signor Presidente. Di Catania? No, 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 no. Conosce Madonia Francesco? No, di Vallelunga? No. No. Conosce Salvo Alberto di Riesi? No, sì. No, conosce Izzo Angelo? Izzo Angelo? No, Izzo no. Angelo? No, no. Non ha mai sentito parlare? No, no. Di questo. Eppure vede che questo Izzo Angelo, sentito da noi, mi lasci dire, sentito da noi, in atto si trova in carcere, ha fatto delle dichiarazioni simili a quelle degli altri pentiti. Signor Presidente, se sono tutti codovati, no, se sono tutti... No, Izzo Angelo non è compatto, non è un... Ma signor Presidente, io non gli posso dire, io non lo conosco, quindi a un dato punto questo posso dire. Certo, vabbè, lei può dire quello che mi costa a me, certo. Poi lui può dire quello che vuole. E mi dica un'altra cosa, ma lei conosce Ligio Luciano? Leggio Luciano, sì, detto Ligio? Sì, sì, lo conosco, perché è paesano mio, abbiamo avuto il processo a Bari assieme, e quindi non l'ho visto più. Poi quando abbiamo finito il processo nel 69, lui era malato, si andò a operare a Roma e quindi non... Okay. L'ultima volta che l'ha visto quando è stato? Pare che l'11-10 giugno del 69, perché abbiamo finito il processo a Bari. Okay. E mi dica un'altra cosa, lei ha conosciuto certo Fiorani Michelangelo? Fiorani. No, no. Secondo dichiarazioni di alcuni... Scusa se non ci sento tanto, perché no, ho un orecchio che lo... No, va bene, tanto parliamo ad alta voce, quindi ci sentiamo anche... mi dica, questo Fiorani, secondo dichiarazioni di un pentito, sarebbe il guardaspalle, avrebbe fatto da guardaspalle al Ligio. Lei l'ha conosciuto questo Fiorani? No, signor Presidente. Mentre Ligio era detenuto, non l'ha conosciuto? No, no. Cioè Ligio stette con me, detenuto non ci stette mai, signor Presidente, perché Ligio stette lì a Catanzaro, perché no, c'era... No, ma io non dicevo mentre era detenuto con lei, mentre Ligio si trovava nel detenuto, ristretto nel carcere di Fossombrone. No, 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 non ho notizie. C'era... Lei no, non... Non ho notizie, lei... non ho che dirgli, no, non, no, posso, no, non so niente. Ma a questo punto vediamo se ci sono domande da parte del pubblico ministero. Ad integrazione del... Vorrei chiedere all'imputato, visto che ha riferito di aver avuto notizie del cognato di Luca Bagarella sino al momento dell'arresto, se ricorda e come si spiega questa circostanza, che in quel momento il Bagarella è stato trovato in possesso delle chiavi di una villa di proprietà di Modesto Giuseppe. Lei ha conoscenza di questo fatto? Mi scusa, io come non sento bene, o parlo un poco più forte o mi aiuta lei a... Sì, le ripeto alzando il tono di voce. Scusa, non pensa... Le ripeto la domanda. Ripeto. Lei ha detto che sino al momento dell'arresto si è interessato delle vicende di suo cognato, Leo Luca Bagarella. Ora io le chiedo... se lei sa che al momento dell'arresto avvenuto nel 79, Leoluca Bagarella è stato trovato tra l'altro in possesso di un paio di chiavi che sono risultate di pertinenza di un villino di proprietà di tale Modesto Giuseppe. Posso rispondere? Sì, certo. Signor pubblico ministero, io non ho detto che mi interessava dei vicende di mio cognato, dicevo ho visto mio cognato l'ultima volta nel periodo quando fu arrestato. Quindi io
vicende di mio cognato, né mi sono interessato e non ne so parlare, però di queste chiavi che lei dice io non so niente, non so se aveva chiave addosso oppure no. Conosce Modesto Giuseppe? No, non lo conosco. Conosce la Inco? Inco Costruzioni, no, no, società? No, no, no. Ha mai sentito parlare di appalti e di subappalti ruotanti attorno adesso relativi ai lavori per la costruzione della diga Garcia? No, signor Pubblico Ministero, io non mi sono mai interessato né di appalti né di subappalti né di queste cose. Io sono un modesto lavoratore. Conosce Cascio Rosario? No, signor Pubblico Ministero, non conosco. Il Di Cristina, capomafia di Riesi, nel corso di una riunione della commissione, così riferisce lo stesso, che si sarebbe tenuta negli anni tra il 75 ed il 76, in un periodo compreso tra questi anni, cui sempre secondo il Di Cristina lei avrebbe partecipato insieme a Bernardo Provenzano, entrambi, lei e Bernardo Provenzano, avevate proposto di eliminare il tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo. Cosa ha da dire a riguardo? Guarda, signor Pubblico Ministero, io non conosco Di Cristina e quindi non poteva fare queste discorse, non mi sono mai riunito con Di Cristina, quindi cosa posso dire? Di Cristina poteva pure anche inventarsi delle cose, poteva dire delle cose che non sono vere, non lo so. Comunque, in ordine a questa riunione, lei... Io non ho fatto mai nessuna riunione, signor Presidente. No. Le risulta che Giovanni Buntade abbia mai chiesto notizie su tale uccisione del tenente colonnello Giuseppe Russo? Ma io non conosco Buntade, ha detto Buntade, mi pare. Sì, Giovanni Buntade. Giovanni Buntade, non conosco Giovanni Buntade e quindi non penso di avere chiesto queste cose perché io, come ho detto, sono estraneo, non ne so parlare, quindi chi mi doveva chiedere queste cose? Io proprio come se... A me. Sì. Può rimanere seduta, pubblico ministro, così sì. Le viene più comodo. Signorina, Marino Mannoia Francesco ha riferito di avere saputo dagli esecutori materiali dell'omicidio del colonnello Russo che l'omicidio stesso era stato opera di Pino Greco Scarpa e di Vincenzo Puccio e Leoluca Bagarella. Dice, ha riferito ancora che Stefano Buntade di questo omicidio non era stato messo al corrente e che successivamente lei stesso, riferendo in commissione, durante una riunione della commissione di questo omicidio, ha detto che per motivi di opportunità non ne aveva messo a conoscenza gli altri suoi affiliati, ma che si era riservato, si riservava di farlo. Ecco, le consta questa circostanza? Ma quello che mi costa è che io sono innocente e non ne so parlare, signor Pubblico Ministero. Queste sono tutte illazioni che si inventano o Marino o Mannoia, non so. Quindi se io non conosco Buntade, se non conosco nessuno, come mai io potevo discutere queste cose con Buntade o con Acci o con Mannoia o con Marino o non lo so, signor Pubblico. Lei non avrebbe discusso con Marino. Il Pubblico Ministero le ha chiesto invece un'altra cosa, il Pubblico Ministero le ha chiesto che in sede di commissione il Buntade le ha chiesto spiegazioni in ordine a questo omicidio. Ma sì. Lei in quella sede avrebbe detto che non aveva potuto informare la commissione prima di eseguire l'omicidio, però che sarebbe stata sua intenzione farlo quanto prima. Signor Presidente, scusi, ma nella stessa occasione il Buntade aveva riferito di aver avuto proprio un litigio sia con lei che con Michele Greco, un litigio alla fine del quale il Greco gli aveva a un certo punto detto vabbè, dice, non fare tutte queste storie, tanto si trattava solo di uno sbirro. Ma signor Pubblico Ministero, sono tutte fantonie, tutte cose che non sono vere, perché io non conosco i Buntade,
No, quindi non posso avere questi discorsi con Bontà perché non conosco. E poi io ho detto, non so, commissione, cupole, non cupole, io ho detto pure che di queste cupole io sono stato assolto nel secondo processo, cioè nel terzo, signor Presidente, io sono stato assolto nel terzo per cupole, per omicidi. Insomma, qua i discorsi fanno a cazzotti, una volta ci entro nei cupoli, una volta non ci entro. Ma intanto Lina, qui praticamente... Sì, sì, tu... sì, ma un altro può dire quello che vuole, queste pentite, no. Diciamo così, lei sa che si avvalgono di queste facoltà che ci sono dello dire... Stato e quindi ognuno cerca di vendere... Va bene, ma le volevo chiedere questo, che quasi tutti però concordano, tutti. Ma concordano pure... Un minuto, mi lasci dire, Lina, quasi tutti o tutti concordano nel dire che lei era in buoni rapporti con Michele Greco. Come fa lei ora a dire che non lo conosce? Se io ero in buoni rapporti dicesse che era in buoni rapporti, ma se io a Michele Greco non lo conosco, come faccio anche a dire che era in buoni rapporti che non c'era? Ma lei ha sentito mai parlare della Favarella? No, signor Presidente. Sta tenuta di Michele Greco? No, signor Presidente. Dove molti andavano? No, spesso. No, non sono mai. Io voglio solo dire, se lei mi permette, una parola. Tutte queste dicono di me o parlano di me. Ma signor Presidente, tutti i pentiti d'Italia parlavano di Tortora. E come mai che tu... No, Presidente, signor Presidente, me lo devo fare. Tutti i pentiti d'Italia parlavano di Tortora. Ora tutti i pentiti parlano che Sina... Lina, ascolti. Atteniamoci ai fatti dei quali ci siamo occupando. Sì, però come lei mi ha detto che tutti i pentiti sono concordi, certo che tutti i pentiti sono concordi, vabbè. Signor Presidente, vabbè. Perché anche lì erano concordi, eppure quel poveretto era innocente e è stata messa la sentenza poi all'appello, signor Presidente. E allora mi sembra che il pubblico ministero volesse fare qualche altra domanda. Sì, volevo sapere cosa sa di Palazzo Giovanni. Poc'anzi io gliel'ho chiesto, ma il pubblico ministero vuole approfondire questo punto. Lei conosce Palazzo Giovanni? Ha conosciuto Palazzo? No, non conosco Palazzo Giovanni. Sì, ma la mia domanda era un po' diversa. Cosa sa di Palazzo Giovanni, anche se lei non l'ha conosciuto personalmente, come sostiene? Lei ha notizia di un'uccisione dello stesso avvenuta nel 1977, nel mese di luglio, a Corleone, nella piazza di Corleone? Sì, nella piazza di Colleone mi pare che c'è stato, però se era Palazzo Giovanni non posso manco dirlo. E che cosa sa lei? Ma io indipendentemente niente, dal io nome? Io niente, signor Pomone, io non so niente. Ma neanche per averla presa dai giornali, per averla saputo? Ma così, sapere. Dico come detto nei giornali, ma no, io non so niente di questo omicidio. Di questo. Non è che, cioè, quindi non, di suo palazzo lei non sa dire niente? No, per me è un poco magari nuovo come paesano, perché forse stava verso nel paese basso e quindi... No. Poi io a Colleone, signor Presidente, sono nato a Colleone, ma io a Colleone... Non ci sono mai stato. Ecco, le volevo chiedere questo. Lei in quel periodo a Corleone era? No. Sì, Presidente. Io volevo sapere se il signorina conosce Leonardo Vitale. Conosceva Leonardo Vitale? No, io non conosco Leonardo Vitale. Eppure Leonardo Vitale a me mi ha imputato per un'estorsione a Pilo, che poi sono stato assolto in istruttoria dal giudice istruttore Rizzo, mi pare, Ardo Rizzo. Cioè, ricordo che aveva questo processo, poi è diventato in istruttoria, quindi saranno i processi e quindi si può vedere, signor Pomponi. Certo. Ora, Leonardo Vitale ha riferito che lei ha presieduto una riunione nel corso della quale si stabilì a quale famiglia, cioè se alla famiglia... Quella di poco fa di cui aveva parlato era di Marsala, non c'entra. No, ho parlato ora di Vitale che mi imputava non estorsione Pilo. A quale famiglia, dicevo, cioè a quella di Altarello? No, cioè sarebbe spettata la tangente imposta all'impresa Pilo che stava iniziando lavori edilizi nel fondo Campofranco. Ecco, è vero che lei ha partecipato a questa riunione per dirimere questa controversia, esprimendo peraltro pareri di favore nei confronti della famiglia della Noce? Ma signor Procuratore Ministero, tanto è vero che sono stato prosciolto in istruttoria di Ardo Rizzo, un magistrato credo che al di sopra di ogni sospetto, al di sopra di ogni cosa. Io sono stato prosciolto in istruttoria. Lei deve fare la cortesia, altrimenti noi interrompiamo subito. Lei...
deve attenersi alle domande, lasci stare tutti i magistrati che sono al di sopra di ogni sospetto. Ma perché, signor Presidente? Non facciamo. Ma se sono stato prosciolto, sono stato prosciorto, non mi so parlare. C'è il processo, non è che me lo sto inventando, il processo c'è. Io non ho presieduto nessuna riunione, nessuna cosa, perché sono stato anche prosciolto, e quindi non è vero niente. Non l'ha presieduto. Va bene. E mi dica un'altra cosa, ultimo ha parlato di lei in ordine a questo omicidio del tenente colonnello Russo, è stato anche Mutolo Gaspare. Mutolo Gaspare, lei ne ha parlato anche in altri processi. Mutolo Gaspare è un bandito come tutti gli altri, come signor Presidente, quindi... E cosa devo dire? Io Mutolo Gaspare non l'ho visto più di quando eravamo carcerati dal 66, mi pare, fine 65 e prima 66, quindi Mutolo può dire anche, può inventare delle cose, è un mentaccio come tanti altri, quindi io questo. Quindi secondo lei la conclusione è questa, che tutti questi pentiti non ma la conclusione, non dicono, la no, conclusione, no, io non le conosco. Mi dica una cosa, lei ha conosciuto l'insegnante Costa Filippo? No. Questo che si trovava per caso assieme al tenente colonnello? No, quindi ci fosse anche da approfondire, mi scusa signor Presidente, signore della Corte, se il russo fu involontariamente anche ucciso per colpa di questo, come ha detto che si chiama? Io... Costa, l'insegnante elementare. Perché io purtroppo non c'ho manco il mandato di cattura, signor Presidente, se l'ho smarrito, io non sono in condizione di sapere. In ordine a questi fatti? Sì. Vabbè, ma questo si dice in potesse pure succedere che, signor Presidente, che il russo sia stato coinvolto per questo, non approfondite voi altri, gli avvocati, chi dov'è. Questo lo andremo a approfondire noi. Vabbè. E allora, pubblico ministero, domande? Penso nessun'altra. No, domanda? Avvocato Grillo, le domande? No. E allora, possiamo accompagnare Carina alla sua postazione? Allora, a questo punto il Presidente dispone che venga data esecuzione all'ordinanza dibattimentale con la quale la Corte aveva ammesso la testimonianza di, anzi aveva disposto, scusi, aveva disposto l'esame dell'imputato di reato collegato Marchese Giuseppe delegando all'uopo il giudice alatere dottor Fabio Marino. Dispone che il predetto giudice alatere, già delegato dalla Corte per procedere alla menzionata incombenza istruttoria, proceda all'esame del predetto imputato di reato collegato il giorno 14 giugno prossimo 21, ore 9 e seguenti.